Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Al via le domande per il bonus IMSS del DL Sostegni bis. Vediamo tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Sono finalmente al via le domande per il bonus IMSS del DL Sostegni bis. Infatti attivo da oggi 25 giugno il servizio online per ottenere la nuova tornata di indennità Covid, che prevede importi differenziati 1600 euro, 950 euro e 800 euro, ovviamente in base alla categoria di appartenenza. Come già successo in passato, i vecchi beneficiari stanno ricevendo il bonus in automatico, mentre i lavoratori che non hanno avuto accesso ai benefici previsti in precedenza dal DL Sostegni dovranno fare domanda fino alla scadenza del 30 settembre per richiedere ovviamente la cifra a cui hanno diritto. Con la notizia pubblicata il 25 giugno 2021, l'INPS ha annunciato l'apertura delle domande per ottenere i bonus previsti dal decreto Sostegni bis. La novità riguarda diverse categorie di lavoratori che elenchiamo, ovvero stagionali e somministratori dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, intermittenti, autonomi occasionali, incaricati di vendita a domicilio, subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi e con un reddito non superiore a 35.000 euro, lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi e con un reddito non superiore a 75.000 euro, operai agricoli a tempo determinato, pescatori autonomi. Il valore dell'indennità Covid prevista dal DL Sostegni cambia in base alla categoria di appartenenza. Ricordiamo 800 euro per gli operai agricoli, 950 euro per i pescatori e 1600 euro in tutti gli altri casi. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.